Ciao, benvenuti su Cartisia e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi propongo una ricetta mediterranea facile e veloce da realizzare. Un secondo piatto saporito davvero delizioso. Pollo in padella alla puttanesca. Vediamo subito come realizzare questo piatto davvero gustoso e saporito. Trovate tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Prendete una padella antiaderente. Versate 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Poi prendete un piatto, versate un po' di farina 00 di grano tenero. Poi vi serviranno 300 g di petto di pollo. Infarinate bene il vostro petto di pollo. Fiamma medio-bassa, fate scaldare bene l'olio. Quando l'olio risulterà ben caldo, possiamo mettere le nostre fette di petto di pollo. Fate dorare da tutti e due i lati il vostro petto di pollo. Vi serviranno 5 pomodorini, tagliateli a fette. Precisamente io li taglio in 4 parti. Così. Come vedete, devono risultare dorate. Nel frattempo prendete anche 70 g di olive nere denocciolate e tagliatele a rondelle. Così. Quando il vostro petto di pollo risulterà dorato da entrambi i lati, versate i pomodorini e le olive nere. Un filo d'olio extravergine di oliva, un cucchiaino di sale, pepe nero macinato, amalgamate bene il tutto. Versate anche un cucchiaio di origano. Mettiamo il coperchio e facciamo cuocere per 5 minuti. Passati 5 minuti, giriamo le nostre fette di petto di pollo. Mettiamo il coperchio e proseguiamo la cottura per altri 5 minuti. Passati 5 minuti, giriamo nuovamente il nostro petto di pollo. Proseguiamo la cottura per altri 5 minuti senza coperchio. Ovviamente voi controllate la cottura delle vostre fette di petto e di pollo perché queste fette sono spesse. Molto dipende anche dallo spessore delle fette. Sono passati 5 minuti, il nostro pollo in padella è pronto. Spegnete la fiamma. Una ricetta mediterranea facile e veloce da realizzare, un secondo piatto saporito davvero delizioso. Il nostro pollo alla puttanesca è pronto. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo. E tante altre ricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei video. E se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartisia. E sul mio canale troverete il pollo in padella con patate e pollo in padella con i peperoni. Una vera delizia. Provate anche queste ricette. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Baci da Cartisia. Lasciatemi un commento se anche voi provate il pollo alla puttanesca.